non sei innamorata di me ora, ma potresti esserlo dopo, e questo ti farebbe cominciare la vita con un casino terribile. No, ti giuro che non ci vedremo mai più. Andrò da mamma e ritorneremo in America all'istante. Lui non diede peso a queste parole. Il ricordo della gioventù, della freschezza delle sue labbra stava assumendo toni troppo forti. Cambiò voce. È solo un capriccio. Oh, per favore, non mi importa. Sì? Ma solo scusa, mi ho fatto tardi. Ciao. Come va? Beh, insomma, un po' di stress. Sono 2 settimane che sono in cerca di un'idea geniale, ma... mi sa che questa volta, oltre al diaframma, devi sbloccare anche il cervello. Vediamo. Mutande e calzini, eh? Hai gli occhi aperti? Chiudili. Scusami per l'altra sera. Di solito non sono così. Chiudili. Scusami tu, anch'io di solito sono un po' più performante. Non ne dubito. Devo crederti. Fianco sinistro. Gambe piegate, un po' più vicino a me. Qualcuno ha perso una sciarpa. Una sciarpa? Dove? Per terra. Deve essere della paziente che è appena andata via. Poi la chiamo. C'è del rosso, vero? Ma come lo sai? No, perché mi ha detto che prima si vestiva sempre di nero e poi dopo i 40 si è buttata sul rosso. Anche a te piace il rosso, mi sembra di ricordare. Sì, mi piace, mi è sempre piaciuto. Ma anche gli altri colori sono tutti importanti per me. Cioè? Beh, dare un colore alle cose mi aiuta a vederle. Oh. Ma se non hai nessuno a cui chiedere? Decido io. Per voi è un po' più difficile, mi sa. Che cosa? Beh, siete per forza di cose più legati all'apparenza. Beh, sì, certo, per noi sono cose... È blu. È difficile che cambi colore. Noi invece, anche volendo, non ci possiamo fermare all'apparenza. Dobbiamo andare oltre.